Buonasera, benvenuti su Liberi.tv. Oggi è 23, venerdì 23 novembre e cominciamo appunto questa sessione, questa serata di dirette su Liberi.tv con la virgola del direttore. Allora, questa sera voglio commentarvi un fatto, insomma, che ritengo abbastanza più o meno triste, potrei definirlo. Partiamo dall'assunto, ormai dal dato che siamo, possiamo dirci ormai, in Italia a fine legislatura. Questo Parlamento è a fine legislatura, insomma, siamo ormai a scadenza. E già altre volte ho avuto occasione di dire in questo spazio, nella virgola, che gli attuali membri del Parlamento, quelli che comunemente anche, insomma, nella comunità, insomma, i cittadini definiscono i politici, sono identificabili oggi come una casta che è arrivata a scadenza da un punto di vista non solo politico, ma oserei dire anche sociale, quasi antropologico. Ci sono disonesti conclamati, disonesti colpevoli di omertà. Ci sono quelli che sono onesti ma non riescono ad apparirlo. Ci sta anche chi è onesto e appare tale. Le speculazioni su queste categorie, che poi ognuno individua con termini propri, sono un po' il motore che certa antipolitica, il motore di certa antipolitica, che è un'antipolitica che è per progetto ha semplicemente la demolizione. Però certo costoro, appunto questi politici, fanno di tutto per alimentarla questa antipolitica, soprattutto come le membra di una enorme bestia morente, cercano con movimenti un po' spasmodici, un po' scoordinati ed iniziative che sono tanto risibili quanto dannose per il paese, di prolungare il più possibile, se non la loro permanenza, nella categoria appunto della politica autoreferenziale, il danno che hanno prodotto con questa loro presenza. E mi riferisco appunto all'ultima di certe creative iniziative tese poi di fatto al danneggiamento del paese, che già è in un baratro quasi quasi senza rimedio, o forse già senza rimedio e non lo sappiamo. Da una notizia ripresa dal Corriere.it, vi voglio giusto leggere perché parole che sono ben rappresentative e non riuscirei io a sintetizzarle meglio. Non è uno scherzo, è quello che stabilisce un disegno di legge approvato a razzo dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, con l'unica opposizione dell'Italia dei Valori, il cui rappresentante Francesco Pancio Pardi, che ha invano cercato di demolirlo, è subito fiondato in aula, dove giovedì ha rischiato di essere ratificato al volo. Che cosa dice? Prevede semplicemente l'elezione a suffragio universale di una commissione costituente che dovrebbe occuparsi della revisione della seconda parte della Carta Costituzionale. Ne dovrebbero far parte 90 persone che non potrebbero ricoprire altri incarichi elettivi, come quello di parlamentare o consigliere regionale, con il risultato inevitabile di far crescere, sia pure per un solo anno, tanto dovrebbe durare incarico, il numero delle poltrone. A loro saranno affidati interventi come il taglio dei parlamentari, l'abolizione del bicameralismo perfetto e i poteri del Presidente della Repubblica e così via. Quindi, in un Senato, diciamo anche, io oserei dire anche culturalmente devastato da certe strani, da un andamento sicuramente ondivago. Da parte appunto di questa classe politica che ormai ha scadenza da un punto di vista proprio anche di legislatura, un dialogo nei suoi tentativi riformatori, si è pensato appunto che adesso l'emergenza improvvisamente sia quella di una riforma costituzionale della seconda parte della Costituzione e quindi la necessità di un'assemblea costituente da eleggersi a suffragio universale, cioè i cittadini dovrebbero eleggere 90 persone oltre il corpo elettorale, appunto, che rappresenta gli organi legislativi, che compone gli organi legislativi. Di questo organo
legislativo, cioè il Senato, dove è avvenuta questa, dove c'è stata questa iniziativa, fa parte la senatrice Donatella Poretti. Vorrei leggervi alcuni passi della sua dichiarazione, che sono anche, insomma, un pochino danno il senso di ciò che si vive, di ciò che alcuni senatori sono costretti a vivere in quella, in quel del Senato. Stamani nell'aula del Senato è andata in scena la farsa di fine legislatura per non istituire l'Assemblea Costituente, per rivedere la seconda parte della Costituzione e quindi la forma di governo. Una farsa perché è chiara a tutti i partecipanti che non ci sono i tempi tecnici per la doppia lettura di Camera e Senato. Dopo averlo ammesso e accettato, ci è stato chiarito che il testo potrà essere utilizzato per la legislatura che verrà. Un'ancora. Peccato che il testo in questione sfiora il grottesco e forse sarebbe meglio non lasciarlo in eredità. Alcune perle. Contestualmente all'elezione della Costituente per cambiare la forma di governo, gli elettori saranno chiamati a rispondere alla domanda se vogliono cambiare la forma di governo. Domanda inutile: se la risposta fosse negativa, a cosa servirebbe la Costituente? E se fosse positiva, sarebbe pleonastica. E se la Costituzione ha sancito il diritto di voto agli italiani all'estero, allora viene negato il voto per la Costituente. E siccome si scrive che le elezioni per questa assemblea saranno indette contestualmente alle politiche, praticamente si demanda questa urgente riforma di governo all'anno del MAI. Quindi, passando un po' al commento su questa, commento che non può in qualche modo prescindere anche da un minimo di consuntivo di una certa azione e di certe dichiarazioni che soprattutto in questa ultima fase, dove le abbiamo viste più o meno, non dico di tutti i colori, ma comunque dai vari scandali, che sono non scandali da un punto di vista emotivo, perché ormai non ci scandalizziamo più di nulla, ma di strazio per questo paese. Dopo le rassicuranti dichiarazioni da parte dei partiti di rinunciare, per esempio, ai rimborsi elettorali sull'onda degli scandali, diciamo scandali appunto, degli investimenti perlomeno singolari fatti appunto dai partiti con soldi pubblici che dovevano servire come rimborso elettorale, dopo le offerte addirittura di devolvere i soldi destinati alla politica ai terremotati dell'Emilia, suscitando la commozione dei più sprovveduti ovviamente, dopo le generose promesse di dimezzare i costi della politica, realizzando il dimezzamento dei parlamentari, tanto per creare poi un ceto ancora più aristocratico, cioè meno persone con un trattamento economico assurdo, cioè quello che sarebbe dovuto rimanere con l'attuale, trascurando poi anche l'amputazione della rappresentanza tra elettore e eletto. Ecco, dopo tutto questo si propone di eleggere 90 persone in più, i componenti di questa Costituente, rispetto ai 90 in più rispetto al consueto numero dei parlamentari, che verranno pagati, avranno un trattamento economico simile a quello degli attuali parlamentari. Ora, io non so a quante altre iniziative di offesa alle istituzioni dovremo assistere da parte di un ceto politico di moribondi. So solo che costoro stanno ottenendo, a mio parere, soltanto due risultati. Il primo, quello di raggiungere una profondità sempre maggiore nello scavo della loro fossa, ovviamente politicamente parlando. L'altro, quello di irrobustire gli argomenti dell'esercito dei demolitori senza addetti alla ricostruzione. Staremo a vedere in qualche modo chi vivrà vedrà e buona fortuna a tutti noi, e tutti noi italiani e non che stiamo su questo territorio. Allora, io questo è quanto volevo dirvi, passerei alle informazioni che insomma più o meno potremmo chiamare di servizio, questo mini spazio nella virgola. Intanto ringrazio ovviamente Donato Volpicella per la regia di questa serata. Vi ricordo prima, se no me lo dimentico dopo, che Liberi.tv è un'associazione che si autofinanzia e con l'aiuto di tutti gli iscritti, con l'aiuto appunto del tesseramento da parte degli iscritti, e sarebbe un'ottima cosa se appunto vi iscriveste e così contribuendo non solo economicamente ma anche effettivamente all'attività di Liberi.tv. Prima di passare al palinsesto volevo ricordarvi che ci sono dei nuovi video sul canale YouTube di Liberi TV o sul sito di Liberi TV. Abbiamo seguito in collaborazione con Sheila Bobba di
senza barcode.altervista.com abbiamo seguito una conferenza stampa di Diego Sabatinelli sul divorzio breve, su un disegno di un progetto di legge che è sparito dalla calendarizzazione. Abbiamo seguito la conferenza stampa, ci sono delle interviste che potete seguire sul canale e sul canale di YouTube e sul sito. A questo punto passerei rapidamente a illustrarvi il palinsesto che abbiamo già pubblicato e che temo subirà qualche modifica in corso d'opera. Dopo appunto questo spazio, la virgola, avremo intorno alle 20:45 lo spazio Certi Diritti, notizie dal panorama LGBT a cura di Riccardo Cristiano. Lo condurrò io in qualche modo, ci sarà una piccola conversazione tra me e lui, e quindi appunto voci, diciamo, di questa associazione radicale Certi Diritti. Alle 21:15 avremo un voci trasnazionali che questa volta non vedrà appunto me come conduttore, ma ci sarà una conversazione con Gerard Haddad sul futuro della Tunisia, e questa volta appunto questo spazio sarà curato da Giancarlo Calciolari. Alle 21:45 noi avevamo in previsione un Voci Radicali con la partecipazione, possiamo dire, eravamo molto onorati di questo, di Silvio Viale. Penso che ci saranno dei problemi di collegamento che purtroppo a volte capitano, e quindi stiamo cercando di apprestare la sostituzione di questo spazio con la visione, appunto, per voi che ci seguite in diretta, di alcune interviste che Libre TV ha realizzato ieri davanti a Roma, davanti al carcere di Regina Coeli, dove si è tenuta la battitura, cioè una manifestazione non violenta, ovviamente, per chiedere l'amnistia e il miglioramento delle situazioni carcerarie, soprattutto in visione del voto, quindi per rendere possibile il voto ai detenuti. E ci sono appunto delle interviste interessanti, soprattutto la prima, che non vi rivelo, ma è una testimonianza autentica. Alle 22:15 abbiamo in previsione una striscia filosofica, abbiamo chiamato così la prima, spero, di una lunga serie di trasmissioni che faremo in collaborazione con Leonardo Caffo. Questa trasmissione l'abbiamo intitolata Global Revolution, quale filosofia per il Partito Democratico e la sinistra, per una sinistra cosmopolita. È inutile dire che il momento è particolarmente caldo per quanto riguarda appunto sinistra, Partito Democratico, perché il 25, appunto, domenica prossima ci saranno le primarie del PD. E questa striscia filosofica oggi vedrà appunto una conversazione, consisterà in una conversazione tra Leonardo Caffo e Luca Taddio. Alle 22:45 torna appunto con una programmazione ordinaria, insomma quella di alta serata, insomma verso sul tardi, e in chiusura praticamente delle trasmissioni di Libre TV. 22:45 Leggera Euforia, notizie e approfondimenti dal panorama antiproibizionista. Si parlerà appunto di Olanda. Olanda bomba di battuti, la via del social club, narcotraffico e fantasia, in arrivo il rapporto governativo italiano narcotraffico 2012 e altro, ovviamente a cura di Claudia Sterzi. Per le 22:15, sperando che tutto vada bene, come sempre abbiamo in previsione appunto la chiusura delle trasmissioni. A questo punto io ridò la linea alla regia, presumo che ci sia qualche spottino di intermezzo, per poi riprendere a parlare e comunicare anche con voi. Ricordiamo che ci sarà lo spazio di interazione tramite la chat della trasmissione Spazio Certi Diritti insieme a Riccardo Cristiano. Linea alla regia e grazie.